Quelle cose possono capitarti o le puoi scegliere, vale per il posto dove nasci, come per i concerti. In mezzo però c'è la voglia di fare. Così un gruppo di ragazzi in una Torino inizi anni 80, sopita dai turni di lavoro in fabbrica, si ritrovava in Piazza Statuto, scegliendo il proprio stile e costruendo la sua reazione a un contesto apparentemente troppo grigio. La spinta Mods, che già in Inghilterra anni prima aveva dato voce ai giovani, irrompe in quella piazza e genera una scarica di reazione, come un mulinello sulla chitarra in stile U. Nascono gli Statuto, che dopo 40 anni tornano ancora in Molise, al Festival del Morrutto. In apertura di serata il ricordo di un loro grande amico, Piero Ioffredi, originario proprio di San Giovanni in Galdo. Bumba alla chitarra e Rudy al basso e cucina, inossidabile nel suo stile Oscar, elegante nell'abito quanto nelle movenze, irrefrenabile Nasca, padrone della batteria, e un drumming forte e netto come fosse Ringo Starr. I loro maggiori successi sono più orientati allo ska, ma gli Statuto rimangono un gruppo mod che ha cristallizzato e reso inossidabile uno stile. Denuncia sociale, chitarre pesanti e un fazzoletto nel taschino possono andare d'accordo. Siamo un gruppo mod che suona come genere musicale, principalmente lo ska, ma anche altri generi come il soul, il rhythm and blues e il power pop. Non è mai stato di moda, quindi non si è mai bruciato, ed è questo il segreto per mantenerlo sempre attuale, sempre in evoluzione. Si attende il bis per scatenarsi e ballare, per mostrare orgogliosi una sciarpa del toro autografata poco prima. In piazza gente di qualsiasi età, tanti sono in vacanza in Molise. Il popolo degli Statuto canta con loro. Non importa se a Sanremo 30 anni fa non volevano forse neanche andare, caso unico nella storia, fecero un referendum prima di salire sul palco. Il Festival della Musica e gli Statuto lo vincono ogni sera dal vivo. E ci cantiamo!